Lei come si chiama? Io mi chiamo Bruno Pani. Bruno Pani, lei è venditore ambulante di cosa? No, io ho le giostre. Dove? In giro per le feste quando le fanno. Ma da quanti anni alle giostre? Beh, siamo nati in questo lavoro, quindi... Ricordiamo che giostre sono in particolare, quelle che voi avete? Io ho varie giostre, ne ho un autoscontro per i bambini, dei tirassegni, gonfiabili, insomma. Quando è l'ultima volta che ha lavorato? L'ultima volta che ha lavorato è nel 19. 2019? Sì, quando è poi entrato il Covid hanno bloccato tutte le feste e qui siamo. Lei non sta lavorando praticamente da 2 anni? Sì, da 2 anni. I ristori non sono arrivati, lei come sta facendo? Niente, fino adesso abbiamo usato un po' le risorse che si avevano, ma sono finite, quindi non lo so adesso come faremo la concorrenza ai ladri. E sicuramente ci dovremmo arrangiare, no? Perché... Lei ha provato a chiedere magari il reddito di cittadinanza? Ma quando mai? Secondo me no. Chiedere il reddito di cittadinanza è umiliante per uno che vuole lavorare, cioè, no. Ma non se ne parla neanche, che lo Stato mi deve dare a me 4 lire per vivere, quando io ho le forze e la possibilità di farlo, ma mi girano le palle solo a pensarci. Sono io che devo dare allo Stato, non lo Stato che mi deve dare. Lei quanti anni ha? Io ne ho 66. E da quanti anni fa questo lavoro? Quanti anni aveva quando ha iniziato? Io sono nato in questo lavoro. Nato tra le giostre? Nato, non con le giostre, siamo nati col circo, poi si è evoluta la situazione, poi siamo stati a far parte delle giostre, ma sempre nel mondo dello spettacolo. Le risorse sono finite oggi? Sì, sono finite, sì. Lei come sta facendo avanti? Lei, la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli? Adesso praticamente ci sono gli aiuti familiari, che qualche volta vai a cenare da una parte o dall'altra, ma... Cioè, lei sta andando a cena dai suoi parenti praticamente, certo, pur di mangiare. Certo, 5 figli, che anche loro. Tutti nel mondo delle giostre? Sì. Che cosa chiede lei oggi? Niente, di farci lavorare tranquillamente, dal momento che penso che sia tutta una buffonata questa, no? E i ristori anche devono arrivare, i 6.000 euro a testa? Sì, ce li hanno promessi, se non è che vogliono che diventi un mondo di ladri, ci devono dare qualche cosa, sennò come facciamo? Secondo voi tu chiudermi la bocca con un... e cosa mangio? È solo questo, non è che non vogliamo altro che lavorare, non è che non chiediamo soldi, non ci interessano i ristori, vogliamo lavorare, se ci fanno lavorare, ma che se li tengono i ristori? Beh, oggi come oggi chiedete anche quelli, perché sono stati comunque oggi... stanziati e da 6 mesi non li avete. Ma certamente che sì, cioè l'unico, adesso è l'unica risorsa che ci rimarrebbe, questa dei... se non ci arrivano questi soldi qua non lo so come facciamo. Sono finite anche le fichidini adesso, non siamo mai a mangiare fichidini, sono finite, non è più tempo adesso.